Vice Ministro della Salute. Buongiorno Vice Ministro, benvenuto a Studio Buongiorno a voi. 24, grazie di aver accettato il nostro invito. Allora, parto subito da Grazie lei, Sileri. Cinque nuove regioni diventano arancioni. Per un'Italia che si trova a un indice RT, che ormai, ahimè, abbiamo imparato tutti noi a conoscere, a 1,7, 4 DPCM in 3 settimane. Possiamo davvero pensare di poter cambiare la cartina, la cartografia dell'Italia ogni settimana? Io le prendo questo articolo del Corriere della Sera, la prova del 15 novembre. Si dice che il 15 novembre sarà la data ultima per capire se i contagi diminuiranno o meno, altrimenti a quel punto arriverebbe davvero un lockdown generalizzato. È un'ipotesi sul tavolo? Allora, innanzitutto tutto dipende dall'andamento del virus e da come, diciamo, risponde l'andamento alle misure che sono state prese nelle settimane scorse. Non parlo solo dell'ultimo DPCM, ma anche quelli precedenti, così come anche l'obbligo della mascherina all'aperto che alcune regioni in primis avevano diciamo, attuato. È evidente che il monitoraggio consente di prendere delle azioni a secondo della capacità diagnostica, della capacità del contact tracing e della capacità degli ospedali di ospitare ovviamente coloro che stanno più male fino alla terapia intensiva. Quindi se vi dovesse essere un rapido peggioramento, capite bene che mano a mano una regione diventa arancione, poi rossa e poi magari tutti rischiano di diventare rosse, ma non è questo ora ciò che sta accadendo. Ciò che sta accadendo è che il monitoraggio consente di vedere se il virus è fuori controllo in termini di diffusione e anche di tracciamento, perché è da lì che parte il problema. Cioè, se non riesci a rintracciare i positivi, se non si riesce, diciamo, a controllare sul territorio la diffusione del virus, è chiaro che poi si esprime con un maggior necessità di ricovero e quindi sotto pressione i servizi. Certo. Sappiamo che in molti posti dell'Italia purtroppo la situazione diciamo, dei posti letto in terapia intensiva per i Covid è già più che satura e si stanno utilizzando i posti non Covid, quindi è chiaro che è necessario Chiaro. ridurre l'esposizione. Ora, è chiaro che nessuno può sapere cosa accadrà il 15 novembre, auspicabilmente 15-20 novembre, insomma 10-15 giorni da oggi, dovrebbe vedersi un appiattimento della curva. Se questo non dovesse accadere, si procederà a rendere più zone rosse, così come laddove la zona rossa dovesse mostrare un miglioramento, verrà retrocessa in senso positivo a un colore arancione o giallo.